Benvenuti a una nuova recensione qui sul mio canale, oggi si parla di audio e quindi spero che mi sentiate molto bene altrimenti sarebbe un problema ma in realtà anche questa parte insomma come dire eh, è compresa nella, nella recensione e nella prova perché il fatto che voi mi sentiate bene o male chiaramente eh, fa parte del giudizio finale sul prodotto che sto recensendo perché è quello che vedete qui, è il nuovissimo Lark M1 di Hollyland, adesso ve ne parlo bene Uh, Hollyland è un marchio che molti di voi secondo me l'hanno conosciuto uh, forse uno o due anni fa circa, non mi ricordo molto bene uh, per un prodotto in particolare che ha fatto il giro di tutta YouTube mondo cioè l'Arc 150 che è un kit di microfoni molto compatto e anche molto bello secondo me dalla buona qualità audio che ho usato qualche volta per qualche lavoro molto dinamico e rapido ed effettivamente non mi ha per niente deluso quel microfono aveva la caratteristica come dire, di essere stato un po' il pioniere, no? quel prodotto lì è stato il pioniere del, uh, del, della compattezza, della portabilità estrema. Um, e infatti ha avuto molto successo per questo motivo tanto che poi altre varie aziende concorrenti hanno un pochettino um, copiato l'idea, lo stile e hanno presentato dei microfoni molto diciamo concettualmente simili a quell'Arc 150 tra l'altro scusate mi viene un sacco da ridere perché ogni volta che metto questa maglietta c'è qualcuno che commenta sotto e mi dice ah la maglietta sporca di sugo? no raga è un tramonto perché questa è, è praticamente New York e qua c'è il tramonto ma è un po' sbiadito vabbè comunque dettaglio è molto divertente che quando metto questa maglietta succede matematicamente questa cosa quindi grazie se anche in questo caso ci sarà qualcuno che commenterà, hai la maglietta sporca di sugo? Eh, spero di sì perché vuol dire che ho mangiato la pasta al sugo che mi piace molto. Detto questo, Hollyland ha presentato appunto, diciamo praticamente oggi, eh, al mondo ufficiale, oggi, inteso quando esce questo video, il nuovo kit LARC M1 che ho qui. Eccolo qui. Questa è una scatolettina che vedete perché. Sì, Oliver ci ha abituati ad avere questi, queste scatolettine. Perché di solito è ehm, possibile raggruppare i microfoni comodamente e portarli in giro anche perché sono veramente piccoli. Questa scatolettina in particolare, tra l'altro, la vedete, eccola qua. Ha anche la possibilità di ricaricare i microfoni perché ha un power bank integrato che garantisce un'autonomia fino a 20 ore. Tra l'altro, i microfoni, ragazzi, sono piccolissimi. Cioè, vedete, vediamo se riusciamo. Se riesco a mettere a fuoco non credo proprio, eccolo qua, lo vedete quanto è piccolo, sono 11,8 grammi di peso per meno di un centimetro di profondità, quindi eh, stiamo parlando di qualcosa di veramente portatile, lo vedete qua, 11 grammi di peso sono pochissimi, è importante il peso perché io adesso lo sto usando in questo modo, Vedete che sono riuscito a trovare una posizione in cui non mi fa peso sulla maglietta, è una cosa fondamentale perché già si vede eh, e poi se dovesse anche far peso sarebbe un problema perché la maglietta si, probabilmente diventerebbe come uno scollo a V. Quindi l'Arch M1 ha tante caratteristiche molto interessanti, secondo me la prima che dovete sapere è che eh, non è un microfono per tutti, nel senso che non è un kit per tutti, è un kit pensato secondo me per un target specifico di utenti che sono dal mio punto di vista i travel vlogger. Cioè ragazzi, questo è un microfono, è un kit perfetto per chi è sempre in movimento, magari è in qualche ambiente rumoroso, magari non ha tempo di farsi passare un filo di un lavaliere sotto la maglietta, attaccare la clip fare bam, questo lo prendi, lo attacchi e fai. Questa cosa in realtà si poteva fare anche con l'ARC 150 perché l'ARC 150 ha la doppia modalità, cioè che praticamente tu puoi attaccartelo come clip qui e usarlo come lo sto facendo io, oppure attaccargli il cavo L'avalier. Questo microfono invece non ha la possibilità di collegare una, una clip con l'Avalier e quindi lo potete usare solo così come lo vedete, oppure appunto tenendolo in mano e direzionandolo voi tranquillamente. Questo è un limite, no, è una mancanza nemmeno, per carità mi sarebbe piaciuto, visto il design così compatto, avere anche la possibilità di montare una clip, ma mi rendo conto che non sarebbe potuto essere così leggero e, e piccolino questo microfono, perché ci sarebbe stata una parte di circuiteria in più. Quindi questo è proprio, non so, mi immagino, il travel vlogger che è in giro con eh, l'iPhone o la, la fotocamera, diciamo... Super compatta e leggera, pam! clippettina. L'altro attacca con l'altra estremità alla fotocamera, come ho fatto io. Che quindi praticamente il ricevitore, che chiaramente è un po' più grosso, viene collegato. Eccolo qui. Questo, ma dopo ve lo farò vedere molto meglio perché poi verrete qui sotto con me come al solito, quindi avete modo di vedere meglio. Eh, e buon, fine, il gioco è fatto, si registra, si fa e si disfa e questa cosa è molto interessante. Ora, prima però di passare alle prestazioni, a come mi sono trovato, come funziona, eccetera, eccetera, i vari test che, che ho fatto qua in giro per lo studio e non solo. Eh, io direi andiamo a vedere l'unboxing, quindi venite qui sotto con me e guardiamo com'è l'unboxing, come è fatto il prodotto, come la scatola, e tutte le varie caratteristiche. Questa è eh, la serie di scatolettine che mi sono arrivate da Hollyland. Ora mi sono munito di un fantastico cutter, eh, usatelo con attenzione a casa. Insomma, questa qui è la confezione dell'Arca M1. Chiaramente stiamo parlando del eh, Duo Kit quindi quello che comprende due microfoni uh, e anche il, il battery case eccolo qui eh, vabbè, qua ci sono tutte le varie indicazioni e qua c'è anche scritto che appunto è il, è il duo kit eh, e qua poi ci sono anche altre due scatoline queste due scatoline che andrò ad aprire tra poco non dovrebbero essere definitive nel pacco finale nel senso che poi in realtà il contenuto di queste scatoline teoricamente dovreste già averlo qui dentro ma dato che è stata di un lancio di un prodotto in anteprima eh, il produttore mi ha informato di queste due scatoline adesso temporanee ma eh, devo ancora capire poi come verrà venduto potrebbe essere venduto così oppure con queste, queste questi cavi qui dentro, questi sono i cavi fondamentalmente che vi servono per collegare questi microfoni a uno smartphone, che sia uno smartphone Android o che sia un iPhone, perché qui c'è dentro un cavo Type C a jack e un cavo Lightning a jack che dopo appunto tra poco vedremo. Partiamo però con l'unboxing vero e proprio di questo Hollyland, l'Arc M1. Quindi andiamo a scartare andiamo chi che sono da solo ma fa niente andiamo a scartare in tutta sicurezza eh, questa plastichina sempre molto pregevole attenzione una piccola lezione di fai da te quando aprite col cutter qualcosa il cutter sempre rivolto verso l'esterno non come ho appena fatto io perché se vi parte il cutter vi taglia un dito parola di chi l'ha visto con i propri occhi ecco bene eh, ricchi dell'Ipali per il sociale ora lanciamo via la plastica questa è la scatolettina con tanto di classiche ehm, classico scatto scotch protettivo da aprire quindi cutter sempre verso l'esterno avete forse imparato qualcosa di nuovo vediamo eccoci qua allora la confezione è da rompere ok perfetto qua c'è dentro un fantastico um, case appunto che vi permette di conservare facilmente il vostro L'Arc M1 e voilà. Adesso lo apriamo così, e dentro troviamo il fantastico charging case nero. Che adesso lo appoggio qui un attimo. C'è questa plastichina con anche dentro i microfoni, chiaramente. Quindi eccolo qui. Questo è il classico uh, dead cat o gatto morto, topo morto, chiamatelo come volete, che si attacca sui microfoni. Adesso vi faccio vedere poi come funziona. E poi qui abbiamo tutta una serie di cavi esclusi in questo momento, come vi dicevo. Prima, chiaramente, eh, questi due cavi che sono poi quelli che si collegano ai vari smartphone. Tra i cavi che abbiamo abbiamo questo che è un eh, praticamente cavo jack a jack 3,5 eh, che è grigio perché, come c'è scritto su questa pratica etichettina, serve a, a collegare il ricevitore di questo LARC a smartphone o comunque telefoni che hanno ancora questo jack qui eh, e non solo, quindi la porta Lightning USB-C. Questo invece è il cavettino classico jack per collegare invece i microfoni alla fotocamera. Camera. questo è un cavo type-c classico per ricaricare il power bank e poi vabbè, ci sono chiaramente le varie guide le istruzioni e cose varie ridotte all'osso carino il, il case di trasporto con anche questo piccolo innesto per i cavi eh, insomma molto carino molto ordinato anche molto piccolino andiamo a vedere i microfoni eccoli qua nel charging case che è nella parte inferiore ha l'USB type-c e nella parte frontale ha dei piccoli led che magari adesso non vedete ma che si vedono nel momento in cui apro e chiudo la confezione eccoli qua questi qua sono i microfoni, due microfoni laterali, con poi il ricevitore centrale. Tra l'altro, i microfoni sono veramente leggeri e sottili, 11,8 grammi, eh, e hanno praticamente uno spessore inferiore al centimetro, quindi assolutamente piccoli e compatti e molto carini. Nell'analisi del microfono, allora, questo qua è semplicemente il tasto di accensione laterale, quando lo tirate fuori dalla confezione è già in realtà acceso. E questo qui invece è il famoso tasto eh, per, il, la per la funzione Air Clear Noise Cancelling. Quindi, premendo questo tasto, la spia diventerà verde. Chiaramente, adesso non è collegato a nulla perché non ho ancora estratto eh, questo qui che poi è. Uh, quello, il, um, il ricevitore da attaccare alla fotocamera, allo smartphone, però vedete che adesso la, ad esempio la luce qui è diventata blu fissa. Se io vado qui invece sta lampeggiando questa qui perché non trova l'altro microfono, quindi tra poco si spegnerà. E se io vado a premere questo tasto qua lo tengo premuto, praticamente la spia diventa verde. Ecco, vedete qui: verde, blu, verde. Blu, forse non si vedrà molto ma quando è blu praticamente è in modalità normale quindi andrete a sentire l'audio diretto eh, come, come esce quando è verde c'è la funzione air clear attivata che fondamentalmente va a limitare eh, tutti i vari rumori di fondo in maniera completamente automatizzata qui invece fondamentalmente c'è eh, qua sotto adesso devo ancora togliere l'etichettina che c'è di protezione ma c'è una porta type C qualora acquistaste o doveste acquistare eh, il kit solo che non ha il charging case quindi lo caricate singolarmente fino a 8 ore di autonomia un singolo microfonino così che veramente 11,8 grammi nemmeno si sentono e poi invece questo qua è il ricevitore anche questo ha le varie etichettine vedete adesso io ho tolto questa quindi ci saranno i contatti che andranno a funzionare con il charging case la porta Type C laterale qui ci sono i vari tasti per il volume e le varie modalità del volume ma anche poi il tasto per forzare la connessione a uno dei microfoni qualora non dovesse appunto funzionare in realtà finisce qui perché poi chiaramente c'è l'altro microfono, che è questo qui, che è esattamente uguale a quello che avete appena visto, anzi facciamo che togliamo l'etichettina, eccola qui, ne togliamo anche un'altra, qua fantastico. Quindi, questo qua si mettono qui e fondamentalmente è tutto pronto, nel senso che eh, questo è il charging case in grado di dare fino a 20 ore di autonomia, serve più o meno un'ora e mezza per ricaricarlo tutto da zero. Ma la cosa bella chiaramente è che nel momento in cui mettete i microfonini qua dentro vanno a ricaricarsi, e quindi, mentre non sono in uso, eh, i microfoni quindi si, si ricaricano e saranno sempre carichi e pronti all'uso. Chiaramente, poi l'idea di questo case è molto carina e interessante perché eh, andrete a trasportare tutto qui: nel senso che. Fondamentalmente purtroppo non basta questo per avere tutto, cioè qui avete già il microfono funzionante eh, in cui potete già parlare, non ho tolto l'altra plastichina, adesso ecco, la tolgo e la metto qua nel casino vario, ecco questa parte qui è già la parte in cui potrete andare a parlare, però non è sufficiente perché chiaramente vi servono anche vari cavi e allora mettete questa eh, così, gli antivento qui e i cavi li mettete eh, in maniera molto pratica. In questa parte superiore, così in realtà, con questa piccola micro borsettina siete pronti per, ehm, per far fare tutto. E per farvi capire: allora, questa è la borsettina, e questa è la dimensione del mio iPhone 11 Pro Max. Quindi, fondamentalmente, vedete come dimensione siamo quasi. Quella chiaramente non come spessore, ma come dimensione siamo a quella di uno smartphone. Quindi l'ingombro è veramente minuscolo. Pertanto il microfono è praticamente tascabile in sostanza. Eh, quindi, sicuramente eh, si punta molto sulla compattezza. Vi faccio vedere come si monta la clippettina. Che praticamente quell'antivento si va a mettere qui, vedete che qui c'è un richiamo, ora non lo vedete molto perché è nero su nero, ma c'è un piccolo richiamo alla forma di eh, questo dispositivo dove praticamente questa parte posteriore serve a lasciare lo spazio per la clip qui. Quindi io vado a metterla praticamente così, la incastro e io ho il, il mio piccolo microfono in versione anni 70 con dei capelli afro che è molto carino anche da vedere io penso che potrei farci degli stop motion animati molto molto simpatici ma infatti così fondamentalmente è antivento potete chiaramente utilizzare ancora la vostra clip posteriore e uh, avrete anche una resistenza maggiore nel caso in cui ci siano condizioni di appunto forte vento importante poi si stacca uh, semplicemente facendo un po di uh, forza e questo si rimette qua dentro e avete il vostro fantastico microfono che vi ricordo può anche eh, tra le varie caratteristiche importanti arrivare a 200 metri di distanza in trasmissione con una frequenza automatica eh, senza nessun tipo di disturbo. Tra le altre varie caratteristiche troviamo poi un supporto al codec LC3 con un sampling rate fino a 48 Hz e 16 bit. E poi sono chiaramente, come avete già visto, dei microfoni plug and play che supportano la frequenza di connessione a 2.4 GHz, ma che la, la vanno a variare automaticamente come diciamo canali, qualora dovesse servire. Questa è una funzione che appunto contribuisce a quello che vi dicevo prima, eh, per il segnale fino a 200 metri. Bene, come mi sono trovato con questo microfono, con questo kit di microfoni, molto bene, nel senso che, allora, mettiamola così, sarò sincero, forse questo kit di microfoni non fa proprio parte delle mie esigenze a pieno, nel senso che effettivamente mh, non sono un travel logger, non sono sempre dinamico, movimento, però mi rendo conto che ad esempio, ora in questi pochi giorni per cui l'ho provato non ho fatto chissà quali grandi eventi e grandi cose, i giorni e eh, il tempo era veramente poco, però, non so, ad esempio, nel momento in cui io vado, posso pensare questa cosa su di me, ok? Nel momento in cui io vado in una, eh, un evento stampa dove presenta una fotocamera, insomma, se avessi la possibilità di evitare di, di perdere tempo a passare la clip del micro, montare quello, sentire come si sente, bene, no? bene. insomma, metto questo, pim, faccio e registro. È una grande comodità, mi metto la clippettina qui, ok? Si vede. Certo, magari in termini di design si poteva evitare questo logo Hollywood così grosso che si vede praticamente da 6 km di distanza, ma mi rendo anche conto che è puro marketing, quindi l'azienda vuole che si veda. Forse avrei preferito un design più pulito, qualcosa di semplicemente nero, qualcosa di coperto, è vero, magari ci potete mettere un po' di scotch, l'Uniposcar, robe varie. Però, nel senso, è un po' grosso, un po' visivo, ma ci sta, eh, è sempre comunque marketing e, e posizionamento nei, nei vari video, quindi lo state vedendo. Molto comoda, secondo me, la funzione per regolare i volumi, perché c'è praticamente nel, nel kit sul ricevitore c'è praticamente un tastino che permette di arrivare a selezionare tre profili diversi di volume. Come funziona? Funziona che praticamente abbassa o alza il volume a uh, secondo vari preset precisi, quindi in termini di decibel, ma già preconfigurati nel, nel kit, a seconda di quello che state facendo. Quindi, se ad esempio siete in un ambiente molto silenzioso, come adesso sono io in studio, non c'è nessuno, non c'è casino, si può utilizzare il profilo low, quindi quello più basso che tiene i volumi bassi. Tanto non c'è bisogno di fare chissà che cosa e poi chiaramente volendo potete alzarli in post se c'è bisogno oppure no. Poi c'è il profilo MID, che magari per le interviste, quindi siete comunque a contatto, perché potete comunque tenere questi microfoni anche come se fosse no, un, una sorta di gelato. No? Nel senso non il gelato, quello che si mangia il microfono gelato. Cioè, io posso tranquillamente tenerlo così, avvicinarmi a una persona e, e intanto intervistarla. Questo è il profilo MID come consiglio al produttore, e poi c'è il profilo high, quindi quello più alto che serve. Per quando si all è all'esterno, eventi, c'è casino, eccetera, eccetera. Questa, secondo me, è una funzione molto comoda. Che non sfruttirete particolarmente con una fotocamera, nel senso che la fotocamera ha il suo menu di, di controllo del volume, quindi non serve a nulla. Ma con lo smartphone tutto cambia, perché se fate i travel blogger e avete anche uno smartphone, magari avete uno smartphone super evoluto con una fighissima fotocamera anteriore che fa delle riprese pazzesche. Insomma, non avete comunque tendenzialmente un controllo preciso del volume. Quindi dovete affidarvi un po' a quello che succede alla situazione che c'è. Avere un preset del genere direttamente sul microfono è molto comodo perché vi garantisce di non avere. Dei picchi elevati ecco c'è molta intelligenza in questo microfono forse quello che manca secondo me è proprio un controllo di, automatico dei picchi nel senso che io posso gridare adesso e chiaramente vado in distorsione un controllo automatico mi permetterebbe di, cioè è una cosa che esiste, c'è cioè in tanti mixer, in tanti microfoni, insomma, anche chiaramente professionali, ma è un qualcosa, che è una sorta di controllo intelligente che quando sente che il volume si alza troppo in termini di decibel lo butta giù, così almeno io automaticamente così io non vado in distorsione. Questa potrebbe essere una cosa intelligente che magari potrebbe arrivare in una versione futura. C'è poi la funzione Ear Clear Noise Cancelling che praticamente funziona in maniera simile a quello che succede con... Uh, gli active noise cancelling che voi magari conoscete per le varie cuffie tipo le AirPods Pro, tipo varie Sony, un sacco di cuffie auricolari oggi hanno l'ANC, che è fondamentalmente è un sistema che riduce i rumori ambientali tramite dei microfoni esterni per fare in modo che voi siate più immersi in quello che state ascoltando e soprattutto per non sentire rumori esterni. Io quella tecnologia la uso molto in aereo quando ci sono bambine che piangono, casino, motori, robe è una roba che mi aiuta a veramente a isolarmi. Questa cosa funziona al contrario, cioè nel senso che vi isola dai rumori dell'esterno per fare in modo che la vostra voce si senta meglio. Ora, voi vedete da qui forse dalla distanza, io adesso non ce la farò mai, devo assolutamente spostarlo, ma vi faccio vedere, ci dovrebbe essere una lucettina blu da queste parti qui che indica che io sono in modalità normale. Tramite un tastino giallo che c'è nel lato, io posso praticamente premerlo una volta e lui va la luce diventa verde e mi fa capire che io sono in modalità noise cancelling quindi eh, dovrei sentirmi meglio. Ora facciamo prima una prova così com'è, poi vediamo se riesco a mettervi del casino qua. Purtroppo in questo momento sono da solo quindi non c'è nessuno che parla e fa casino, ma dietro di me ho un eco che potrebbe fare molto casino. Quindi, innanzitutto, adesso faccio questa variazione. Oh, attenzione, eh, ora mi sentite? Ok, ora sono in modalità, in modalità noise reduction. Vediamo se mi sentite un po' meglio. Chiaramente. Secondo me da questo punto di vista in questo momento non cambierà così tanto perché come vi dicevo prima non c'è rumore. Quindi facciamo che adesso lo rimetto eh, normale, quindi è tornato blu esattamente e provo a mettere un po' di rumore. Bene bene facciamo questa prova vediamo se Alexa collabora ora io vado un po' indietro faccio dei passi verso l'ecoshow in modo tale che io possa essere più vicino tra l'altro ragazzi questa prova è la prima volta che la faccio quindi non so come andrà realmente ma, ma vediamo allora ora sono ancora in modalità ok blu benissimo quindi adesso lui capta tutto quello che c'è qui senza eh, attivare il noise cancelling quindi si sente tutto Alexa riproduci rumori di pioggia Riproduco l'album Rumore della Piaggia di Medicina Rilassante da Spotify. Perfetto, grazie. Vedete? Sentite, ora c'è un sacco di casino. Vediamo come va. Ora l'ho attivato. Chissà se mi sentite meglio, io non ne ho idea, qua dietro il volume è al massimo, potrei anche provare a spostarmi un pochettino. Però c'è un grosso rumore di fondo che continua dietro a sentirsi. Quindi vediamo un pochettino com'è. Ecco qua. Faccio sentire la differenza, ok. Tanto basta premere una volta, ora è verde, perfetto, ora è blu. Come mi sentite? Come mi sentite? C'è ancora un rumore assordante di pioggia. Come mi sentite adesso, c'è ancora un rumore assordante, c'è qualche differenza? Chi lo sa? Boh, vedremo spero di sì. Alexa, stop. Grazie della collaborazione. Ora posso tornare a parlare normale. Questo era il test del rumore però di fatto è un tipo di rumore che potrebbe esserci in maniera molto simile um, in un ufficio, un... all'esterno, il vento, chiaramente poi se c'è il vento ci sono anche i cosi, topi, i ragni, lì, antivento, eh, però di fatto è, secondo me, è un sistema che funziona abbastanza bene, una bella idea per il futuro, piuttosto intelligente, che, attenzione, queste sono, non sono novità eclatanti dal punto di vista tecnologico audio, perché questo tipo di riduzione si può fare, Dopo in post con programmi vari di montaggio, Final Cut Premiere o programmi più audio, insomma, quello che deve essere. Ad esempio, magari con Final Cut c'è la nuovissima funzione super figa che è proprio ehm, Voice Isolation, che ha tutti dei parametri intelligenti per isolare completamente la voce ed è wow, super spettacolare. Però è sempre qualcosa che richiede un'operazione in post, quindi dopo, quindi tempo, quindi qualcosa in cui devo investire dei minuti che magari non ho perché sto viaggiando in giro per il mondo, sto facendo un sacco di cose, insomma, eh, capisco che sia diverso. Quindi, quindi, questa cosa, secondo me, è una figata che una volta che sapete usarla bene e capite i momenti giusti in cui utilizzarla, può veramente funzionare molto, molto bene. Ora vorrei fare l'ultima prova insieme a voi, forse quella più difficile perché eh, Holland promette 200 metri. Di eh, segnale, senza grosse interferenze, senza interruzioni. Questa è una cosa che, per quanto riguarda la parte esterna, è assolutamente vera, eh, funziona molto bene ed è assolutamente incredibile. Non sono magari 200 metri precisi, poco meno, ma po poi bisogna sempre capire a cosa potrebbe servirvi questa cosa in questo caso, ma, ma è apprezzabile. Eh, ora, però vediamo come si comporta. Nel mio studio, nel mio studio sono circa 200 e qualcosa metri quadri, 230, quindi se io adesso esco da questa stanza e mi dirigo in fondo all'altra stanza, eh, praticamente sono quasi 200 metri con pareti in mezzo, cose, insomma è una bella sfida pesante. Non vi assicuro il risultato, ma mi filmerò con il mio smartphone, e che, ciao, ciao, così potete seguire il mio spostamento in tempo reale. Fare anche un piccolo tour dello studio che è ancora disordinato, ma poi vi farò uno studio tour fatto bene. E provo a camminare per capire, poi da quella fotocamera a cui è collegato questo microfono, dopo quanto tempo non si sentirà più niente. Allora io cammino, eh, vado, cammino, cammino. Sto ancora camminando. Facciamo che adesso accendiamo le luci così mi vedete meglio. Ok, cammino. Qua nel frattempo ci sono in mezzo delle pareti di legno, tra l'altro, quindi a condurre un segnale in queste pareti è veramente molto difficile. Ora cammino. Sono praticamente quasi arrivato in fondo alla parte dello studio. Sono nell'angolo più remoto, eh, ci sono anche delle robe lasciate da Nicola Nubile, eccole lì. E praticamente sono quasi a 200 metri di distanza a questa, a questa parte qua. Ho camminato poco, ma perché ho le gambe molto lunghe. E chissà, chissà se si sente, lo scopriremo solamente nel video. Facciamo che torniamo di là. Rieccomi, dunque. Che dire: Holliland l'Arca M1 è un dispositivo interessante, molto moderno, tecnologico e intelligente. Peccato che non ci sia un vero controllo del picco avanzato, però ha tante funzionalità che secondo me verranno gradite molto appunto come dicevo prima dai travel blogger da chi in giro dovete fare un'intervista al volo siete magari dei giornalisti andate agli eventi dovete appunto fare qualche intervista di qualcosa magari anziché avere il super girato enorme che richiede un xlr e allora ci vuole la scheda e allora quell'altro e allora quello o no anziché mettere la clip allora sto intervistando un politico che ha tre secondi e no c'è la clip non c'è tempo allora prendo il bazzo cioè sono tutte robe che comunque sì per carità si fanno ma se si può risparmiare tempo e peso da queste cose, insomma io confido molto nel, uh, nel provarci, anche perché comunque da questo punto di vista l'audio è decisamente migliore rispetto anche a uno smartphone semplice. Io vedo molte persone uh, nel corso di vari eventi, c'è stato recentemente un evento in cui c'erano dei giornalisti che intervistavano delle persone con lo smartphone praticamente piazzato in faccia. S sì, eh, no, nel senso, voglio dire, ci sono tanti rumori di fondo e diventa complicato. Mh, con, con un dispositivo del genere, sicuramente sia un audio migliore, di qualità, affidabile con anche delle funzioni di, di riduzione del rumore che sono veramente molto intelligenti. Insomma, questo era il kit di. anzi questo era il kit di Olliland Lark M1 ma anche questo era il kit di Olliland Lark M1 eh, che in realtà questo è il duo kit che è disponibile a circa 180 euro, vi lascio poi il link qui sotto, che contiene il charging case e due microfoni oltre ovviamente al, al ricevitore c'è anche il solo kit che costa circa 100 euro però non ha il case di ricarica, ha solo un microfono quindi un microfono e un ricevitore microfono e ricevitore chiaramente andranno ricaricati con un cavo USB separato per, ogni, per, per ognuno che comunque garantiscono 8 ore di autonomia quindi diciamo che con 80 euro di differenza che secondo me ci sta avete il charging case che, che garantisce fino a 20 euro di autonomia e il secondo microfono che male che vada non lo usate insomma lo lasciate nella scatola come ho fatto io adesso e, e nessun problema eh, quindi beh, può essere che nelle prossime recensioni mi vedrete molto più spesso con questo microfonino perché comunque mi sono trovato bene l'audio è veramente buono Confesso che in questo periodo particolare, ma poi lo scoprirete, sto provando un bel po' di microfoni e sto avendo anche un sacco di problemi. Sono riuscito fino adesso a mascherare un pochettino in qualche video, ma non è sempre oro quello che luccica. Con questo Lark M1 obiettivamente non ho avuto problemi, sono anche molto sereno, tranquillo e mi piace, quindi forse lo userò molto più spesso. Se volete altri dettagli c'è comunque la recensione testuale su photonet.it, ve la lascio linkata qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video e niente, questo è il momento in cui si chiude il sipario e mi allontano di altri 200 metri, giusto per curiosità, per vedere se funziona.